Signore e signori, buonasera. 20 gennaio 2009, una data che è entrata nella storia. Da oggi, infatti, siede alla Casa Bianca, nella stanza ovale, il 44esimo presidente degli Stati Uniti. Ma la vera novità sta nel fatto che si tratta di un afroamericano. La madre, Bianca, proviene dal Kansas, ma il padre viene dal Kenya. Sembra incredibile che ancora negli anni 2000 si debba parlare di queste cose, eppure, raccontava oggi Obama nel corso del suo applauditissimo discorso alla nazione, solo 60 anni fa al padre non sarebbe stato concesso di entrare in un locale pubblico e di essere servito. L'elezione di Obama trascende quindi gli schieramenti politici, tant'è che anche in Italia è stato unanime il coro di approvazione nei suoi confronti. Il presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, ha detto fra l'altro che invidia al neo presidente americano l'età. Infatti, Obama ha solo 47 anni, essendo nato nel 1961. Silvio Berlusconi si è augurato che Obama possa fare molto sia per l'America sia per tutto il mondo. Infatti, i problemi, come lo stesso Obama ha sottolineato, non sono pochi. Vi leggiamo questo passaggio del discorso. Che siamo in mezzo alla crisi ora è ben compreso. La nostra nazione è in guerra contro una rete di vasta portata di violenza e odio. La nostra economia è duramente indebolita in conseguenza dell'avidità e dell'irresponsabilità di alcuni, ma anche del nostro fallimento collettivo nel compiere scelte dure e preparare la nazione a una nuova era. Obama però si è anche detto certo che l'America saprà risolvere questi problemi e si è anche augurato che possa esserci una nuova stagione di pace a livello mondiale. Ha teso la mano anche agli islamici, a patto che loro siano disposti a deporre le armi. Naturalmente è stata grande festa in America, più di 2 milioni di persone hanno seguito il discorso di Obama, si sono accalcate fino dalle ore della notte, nonostante una temperatura rigidissima. Ora non ci resta che aspettare e vedere che cosa saprà fare questo nuovo presidente. C'è, come dicevamo, il problema del terrorismo, la lotta al terrorismo. Che fine ha fatto poi il capo dei talebani? Non si sa. Quanto è grande ancora il rischio di nuovi attentati? E poi questa crisi economica di portata internazionale, una crisi che probabilmente può essere risolta a patto di rimboccarsi le maniche e di credere nella potenzialità dell'economia, delle industrie, del turismo e di tante risorse. Barack Obama è stato eletto soprattutto dopo aver battuto un avversario all'interno del proprio partito, vale a dire del Partito Democratico. Si tratta dell'ex First Lady Hillary Clinton, che è stata nominata segretario di Stato. Positivo quindi questa volontà di Obama, pur cercando di trovare nuove soluzioni e di dare un nuovo impulso all'America, di non tagliare i ponti col passato. Addirittura ha ringraziato George Bush per il servizio portato alla nazione. Quindi, come nel stile degli americani,
Ora il presidente sarà uno solo, verranno lasciate da parte le divisioni, tutti uniti per risolvere i problemi. E quanto speriamo, prima o dopo potrà accadere anche in Italia. Ecco, vi ringraziamo per l'ascolto di questo nostro approfondimento e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. A tutti voi, grazie per l'ascolto e buonasera.